direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro che prevede la presentazione di un libro, Medioevo in cucina, ma che spazierà anche nella produzione che gli amici dell'Associazione Donne delle Muse, che sono autori del libro, hanno, come vedete, esposto davanti e anche sul banchetto. Quindi già vi dico che se alla fine volete acquistare il libro potete farlo tranquillamente, anche farlo autografare come nelle migliori tradizioni editoriali. E io non voglio rubare molto tempo agli amici di Serena Fiandro e Alessandro Tufanelli, che credo siano più interessanti di quello che io ho da dirvi. Buonasera a tutti, grazie a Maurizio e Italia Medievale per averci ospitati anche oggi, è sempre un grande piacere essere qua con voi. Allora, inizio facendo una brevissima premessa. Abbiamo parlato di conferenza sulla cucina medievale. Noi però non amiamo particolarmente metterci in cattedra e istruire le persone su quello che conosciamo. Creiamo piuttosto un rapporto più possibile interattivo. Quindi, visto che si tratta di un argomento che riteniamo essere di grande interesse e di grande attualità, noi vi invitiamo in qualsiasi momento a intervenire e farci tutte le domande che desiderate, anche perché quello che vogliamo è cercare di farvi capire il più possibile quanto questa cucina è interessante e soprattutto la grande finalità del nostro lavoro non è tanto quella meramente di studio, quanto quella di far riscoprire delle tradizioni alimentari che si sono completamente dimenticate, completamente perdute. Perché dico questo? La cucina medievale è diversa da quasi qualsiasi altra cosa che voi conosciate, nel senso che è molto diversa perché gli accostamenti di sapori sono molto distanti rispetto alla nostra consuetudine, quantomeno alla nostra consuetudine italiana occidentale. Ci sono degli accostamenti che possiamo ritrovare magari nella cucina araba o in alcuni tipi di cucina orientale, come ad esempio la presenza nello stesso pasto di carne e di pesce, l'utilizzo anche di frutta secca, l'utilizzo di zucchero nei piatti e altre cose che all'inizio ci possono sembrare strane, ma vi assicuro che strane assolutamente non sono. Quello che dobbiamo fare è semplicemente prendere le ricette e cercare di capirle. E all'inizio magari capirle può non essere semplicissimo, può richiedere una serie di tentativi per riuscire ad interpretare e per riuscire a fare qualcosa che in realtà scopriremo, pur essendo diverso, non per questo che meno appetitoso. Quindi il nostro invito, più che di natura accademica, è un invito proprio di natura pratica. Dopo aver fatto questa breve introduzione, vi dico di che cosa parleremo oggi. Allora, questo libro si intitola Medioevo in cucina. Forse sarebbe stato più corretto intitolarlo Il basso Medioevo in cucina, perché noi in questo libro ci siamo occupati principalmente dei ricettari tra il 1200 e il 1300, che rappresentano i secoli di massima fioritura della cucina medievale così come noi la conosciamo. Ma che cosa si mangiava precedentemente? Sintetizzo molto brevemente. Le ultime fonti che noi possediamo risalgono al IX secolo, ma sono gli autori del V secolo, che sono Vinidario e Antimo da Bisanzio, che sono due autori che hanno operato in area italiana. Antimo era un medico bizantino che ha operato presso i Goti e in particolare presso i Franchi, e ci ha ricordato tutta una serie di ricette che assolutamente noi possiamo ricondurre alla tradizione dell'antica Roma. Quindi non ci sono delle sostanziali variazioni tra la cucina del V secolo e quella della tradizione di Apicio, così come noi la conosciamo. Quindi ritroviamo una cucina, comunque in cui il grasso di cottura fondamentale è l'olio, si usa pochissimo il latte, che invece sarà fondamentale per la cucina del basso medioevo, in cui ritroviamo il garum, che non è assolutamente pesce marcio come tante persone credono, ma è una salsa fermentata di pesce salato e non ha niente a che vedere neanche con la colatura di alici ed è molto simile invece alla salsa di pesce che noi ritroviamo attualmente nella cucina orientale, in particolare la cucina del sud-est asiatico. Quindi se voi andate a mangiare cucina vietnamita o cucina cinese, quasi sicuramente vi ritroverete a mangiare salsa
di pesce, perché viene ampiamente utilizzato per la preparazione di una grandata e pietanza. Il fiaccio invece è un mondo completamente diverso. Noi per qualche secolo non abbiamo più delle fonti scritte, appunto vi dicevo che le ultime fonti che possediamo sono state compilate intorno al IX secolo, quindi Dario e Antimo da Bisanzio. Poi abbiamo qualche secolo in cui assolutamente tutto tace e ci ritroviamo invece nel 1200-1300 con una tradizione alimentare completamente nuova che rompe totalmente con il passato. Adesso magari Andrea vi racconta qualcosa su questa tradizione alimentare così diversa. Ci sono degli elementi di continuità e degli elementi di innovazione. Allora, uno degli ingredienti fondamentali della cucina medievale è la carne, sicuramente, ma questo è un elemento di continuità. Quali tipi di carne mangiavano nel Medioevo? Sarebbe facile semplificare dicendo tutti, nel senso che non si ponevano particolari problemi, allevavano tutti gli animali che alleviamo noi oggi, con eccezione ovviamente di quelli arrivati dalle Americhe, e mangiavano tutti i tipi di cacciagione, anche con alcune curiosità che oggi si sentono strane, come mangiare l'orso, il tasso o animali di questo tipo. In realtà era una curiosità anche per loro, in quanto gli animali più utilizzati erano sicuramente il pollame e la carne suina. La carne suina è fondamentale anche per quanto riguarda l'uso del lardo. Prima citava Serena il fatto della... citava il fatto che il grasso di coltura dell'antica Roma e dell'alto medioevo è l'olio, mentre nel basso medioevo è fondamentale, sono fondamentali il lardo e lo strutto. Sono i grassi di coltura prediletti e ci sono degli accenni già di questo cambiamento nell'alto medioevo, prima vi ha citato Antimo, che propone delle ricette in cui si usa l'olio, ma parlando dei franchi, ad esempio, dice che non riesce a far perdere l'abitudine a utilizzare il lardo, che per loro è il condimento fondamentale, tanto che lui dice che per i franchi il lardo è come una medicina, in quanto non riescono a farne a meno e a loro fa bene, anche se lui considera che in genere non faccia poi così tanto bene. Nel basso medioevo questo diventa il condimento fondamentale, tranne ovviamente i giorni di mago, che sono tanti nell'arco dell'anno durante il medioevo, in cui si utilizza ancora l'olio d'oliva, ma è considerato un surrogato in sostanza dell'arco. E questo per considerare quanto è importante quanto sono importanti gli alimenti di origine animale nel basso medioevo. Ci sono sicuramente dei piatti particolari che percorrono tutta l'Europa medievale, che sono considerati indispensabili in qualsiasi banchetto, che sono un po' più particolari, come ad esempio il pavone rivestito, un piatto sicuramente di rappresentanza, che il pavone arrostito o cotto in altro modo, rivestito ancora delle sue penne. Quindi un piatto fondamentalmente di rappresentanza, ma come avevo detto prima, gli animali fondamentali sono il pollame e la carne suina, e questo è in assoluta continuità con sia l'alto medioevo che la Roma antica. A volte si pensa che la cucina romana non abbia poi così tanta carne come nel medioevo, in realtà non è tanta. La differenza fondamentale sono l'esclusività della presenza della carne, ovvero nel basso medioevo troviamo anche piatti di verdura, troviamo difficile trovare piatti di verdura in cui non sia presente anche della carne, sotto forma di lardo, sotto altra forma. Ma se non è un giorno di mago, la carne c'è quasi in qualsiasi piatto. Il pesce non è mangiato solo nei giorni di mago, ma è esclusivo nei giorni di mago, e si mangiano quasi tutti i tipi di pesce, a differenza della Roma antica, con una predilezione per i pesci di fiume. Mentre nell'antica Roma, una cultura molto legata al Mediterraneo, si mangiava soprattutto pesce di mare, nel Medioevo sono apprezzati di più i pesci di fiume, con una certa predilezione per i pesci di borgassi come l'anguilla o la lampreda, quindi piatti magari che possono sembrare un po' pesanti. Poi nel modo di cucinarli, come vedremo più avanti nel corso di questa conferenza, si cerca però di equilibrare questo grasso. Il gusto del grasso non è un gusto del grasso per il grasso in sé, ma è sempre equilibrato magari da sostanze acide o dalle spezie. Quindi c'è sempre un certo equilibrio, e anche la presenza dell'ardo non deve sembrare una cosa così totalizzante nel gusto del piatto finito. Quindi il concetto di pesce in alcuni casi è andato a includere anche
gli uccelli acquatici, le rane, i castori, comunque tutti gli animali che in qualche modo hanno a che vedere con l'acqua. A proposito dei castori, dico una curiosità che è molto divertente, di un medico del 400, anche se esula un pochino dal nostro periodo di riferimento, comunque è fortemente impregnato di cultura medievale, che è Michele Savonarola, un prozio del più famoso Savonarola, frate famoso, che tutti conosciamo. Michele Savonarola ritiene innanzitutto che le rane non possano essere considerate pesce, ma sono assolutamente carne e quindi non possono essere consumate durante i giorni di magro. E in secondo luogo che il castoro è un animale ibrido, metà carne e metà pesce. Il corpo del castoro è carne, la coda del castoro invece pesce. E riguardo alla reperibilità della carne di castoro, c'è una testimonianza interessante di un autore invece del 500, che è Costanzo Felici, che era corrispondente di Aldrovandi, un naturalista che ci ha lasciato un bellissimo testo che oggi abbiamo citato nel nostro libro sulla cucina rinascimentale, che è un trattato sull'insalata, in cui parla di tutti i usi possibili e immaginabili dei vegetali, però a un certo punto parla anche del castoro e dice che a Venezia si può trovare tranquillamente la carne di castoro importata dalla Germania, ma di prestare molta attenzione al fregatura, perché molto spesso si tratta di contraffazione. E quindi spiega molto bene come è fatto il castoro, non fa si frega. Tenete presente che chi abitava in campagna aveva sempre gli animali da coltivare. Quindi era molto più facile per chi abitava in campagna mangiare pollo, oca, che era allevatissima, o altri animali di questo tipo, praticamente tutti i giorni. Quelli che abitavano in città spesso mangiavano dei tagli di maiale, o comunque animali di questo tipo che si potevano conservare anche a lungo. Allora, il povero magari non si mangiava l'arrosto tutti i giorni, però il pezzetto di lardo, o il pezzetto di carne secca, o il pollo, o il maiale, assolutamente sì. Milano è famosissima soprattutto per le sue acque, per la sua grande abbondanza di acque, che consentono a tutti quanti di avere pesce fresco tutti i giorni. E una cosa molto carina che vi volevo raccontare è che parla del fatto che tutti i giorni vengono pescati nel fossato delle mura intorno a Milano tantissimi gamberi di fiume che vengono consumati abitualmente da tutta la popolazione. A proposito sempre di Bovesin della Riva, lui parla anche della reperibilità delle materie prime nei mercati di Milano e dice in sostanza che Milano, allora come adesso, è un posto dove chi ha soldi vive sempre bene e trova qualsiasi tipo di cosa desideri. Milano, naturalmente non intendiamo solo la città di Milano, intendiamo il contado di Milano che va praticamente dal Ticino fino a Parma, quindi un'area veramente molto vasta. È famosa per i suoi olivi, per i suoi castagni, per i suoi noci, per l'uva e ha una tale abbondanza di cereali e di legumi che questi vengono esportati fino ai fratelli poveri che abitano a Como, poverini, che non hanno la fortuna di vivere nell'abbondanza della città di Milano. E parla appunto del fatto che si trova qualsiasi tipo di pesce, qualsiasi tipo di cacciagione, e chiunque abbia un minimo di disponibilità economica può godersi la vita appunto esattamente come avviene oggi, come è sempre avvenuto in quest'area che è sempre stata veramente molto ricca. C'è un surrogato del latte per i giorni di magro, che è il latte di mandorle, che è un prodotto che oggi le mandorle sono considerate più tipiche magari del Mediterraneo, del sud dell'Europa, era diffuso in tutta Europa, anche in Inghilterra, ed era un prodotto indispensabile per tutti per la preparazione di piatti di pesce nei giorni di magro. Era usato veramente in tutta Europa e non se ne poteva fare a meno proprio perché appunto questi cuochi non dovevano contrariare il loro signore, avevano bisogno di un surrogato del latte per i giorni di magro. Esisteva anche il formaggio fatto con il latte di mandorle, il burro di mandorle, appunto come surrogati del burro e del formaggio, anche se c'è da dire che il burro nei ricettari di alta cucina non è presente. Sicuramente viene usato, sappiamo che viene usato come grasso dalla popolazione, ma è quasi totalmente assente dai ricettari di alta cucina. E in questo prosegue la tradizione che era dell'antica Roma e dell'Alto Medioevo. Anche all'epoca era assolutamente assente dai ricettari di alta cucina, utilizzato dalla popolazione ma non per l'alta cucina. Solo col Rinascimento questa cosa cambierà e il burro entrerà nell'alta cucina
in particolare per dolci, ma anche per altri piatti, nel Rinascimento si utilizza moltissimo, un po' come adesso. Ma nel fino al basso medio arrivo assolutamente a sete. C'è la consapevolezza da parte dei medici dello stretto legame tra l'alimentazione e la salute. Pertanto ritroviamo sia nei test di cucina che in quelli che sono i test fondamentali per la medicina del basso medioevo, che sono i Tarquina Sanitatis, Regimen Sanitatis Salernitanum, all'interno di cui ho anche lo stesso libro di Coquina, che è uno dei testi principali che noi possediamo per quello che riguarda appunto le fonti e le ricette. Noi ritroviamo tutta una serie di indicazioni, dei cibi da consumare e da non consumare a seconda della complessione. Il che significa? A seconda del fatto che la persona tenda verso un temperamento più flemmatico, più malinconico, più sanguigno oppure più... me ne sono perso uno, non me lo ricordo, bilioso. A seconda di quello che è il suo temperamento, allora sono consigliabili più certi piatti o più altri. Questo è un argomento che verrà approfondito molto bene anche da un autore appunto del 400, che è un certo Platina, che scriverà uno dei primissimi trattati proprio dedicati all'arte della gastronomia. Tutte le spezie nella cucina medievale, che è fondamentale. A volte si pensa per conservare, in realtà non è così, proprio per una questione di gusto. Le spezie non significa che siano piatti estremamente piccanti, c'è sempre un forte equilibrio di varie spezie, sono numerose le spezie utilizzate, più che nella cucina moderna. Alcune fondamentali sono sempre le stesse che troviamo ancora oggi, come il pepe, la cannella, i chiodi di garofano, la noce moscata e lo zenzero. Lo zenzero è probabilmente la spezia più importante dopo il pepe nel Medioevo e arriva fresco in Europa dall'Oriente, non viene coltivato qua ma viene importato e arriva fresco. Ma ci sono anche numerose altre spezie, lo zafferano sicuramente anche per una questione di colore, come diceva Serena, il colore non solo nel bianco mangiare ma anche in altri piatti è importante, e quindi lo zafferano anche per una questione di colore molto utilizzato. Ci sono spezie che oggi sono un po' sono cadute in disuso nella cucina occidentale, mentre sono ancora presenti nelle cucine orientali, e possiamo trovare nei negozi specializzati in spezie o nei negozi di alimenti orientali, come ad esempio il macis, che è una parte della noce moscata che non utilizziamo più, i fiori di cannella, il pepe di cubebe. Per quanto riguarda il pepe normale, invece esisteva sia il pepe tondo che il pepe lungo. Nel Medioevo in realtà si parla dell'uso del vino anacquato, del vino schietto nel regime Sanitatis Salernitanum, però non c'è questa ostentazione, questa abitudine diffusa al consumo del vino anacquato. Va bene, vi ringraziamo. Ringraziamo Maurizio Italia Medievale per averci ospitati, grazie a tutti e arrivederci alla prossima occasione.